È stata Cosenza una delle ultime tappe di questa campagna elettorale per il ministro del lavoro del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio. Il vice premier ha preso parte a un'iniziativa insieme a tutti i candidati alle europee e alle amministrative domenica prossima. Spazio a temi nazionali ma anche regionali come la sanità e il commissariamento. Lo abbiamo dovuto fare perché per 30 anni la vostra sanità è stata il bancomat che ha consentito a tanti politici di diventare quello che sono. Altro tema caldo, quello della corruzione, strettamente legato alla disoccupazione. Qualcuno dice che siamo troppo rigidi sulla corruzione. Io vi dico questo, noi la legge anticorruzione l'abbiamo fatta a dicembre, qualche settimana fa poi abbiamo votato anche la legge sul voto di scambio politico-mafioso, ma non abbiamo finito. Dobbiamo togliere la sanità dai partiti, fare la legge sul conflitto di interessi, la legge sulle lobby, perché finché ci sarà un onesto in questo paese che si vede scavalcato da un disonesto e dice quello è un disonesto e tutti gli dicono no, quello ci ha saputo fare, finché sarà così non andiamo da nessuna parte, i ragazzi li facciamo emigrare tutti. E a proposito di corruzione non è mancato un riferimento al caso Siri che ha fatto molto discutere nelle ultime settimane creando tensione all'interno dell'esecutivo. Fa un governo col Movimento 5 Stelle, se poi gli capita un sottosegretario indagato per corruzione non può aspettarsi altro dal Movimento che il Movimento chieda di metterlo fuori.